È stata inaugurata a Spazio Lilt alla presenza del senatore Gilberto Pichetto, vice ministro per lo sviluppo economico, e del presidente Lilt nazionale, professor Francesco Schittulli, la mostra Nel futuro da 100 anni, dedicata al centenario della Lilt. Un'occasione importante che ha visto gli interventi anche del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dell'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, del direttore generale della SL di Biella, Mario Sanò. Tutti concordi nel riconoscere all'ILT un ruolo fondamentale per tutti gli aspetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e l'assistenza del malato oncologico. Nel suo intervento di apertura, Mauro Valentini, presidente di ILT Biella, ha ricordato che già nel 1922 un gruppo di pionieri dell'oncologia italiana definirono il cancro una malattia sociale, una mission oggi ancora più che attuale, perché si rinnova per contrastare le nuove sfide che la pandemia impone sia a livello sociale che sanitario. Il senatore Gilberto Pichetto ha poi ricordato i numeri di ILT Biella relativi agli accessi del 2021, evidenziando la necessità di un servizio che si collochi a fianco del servizio pubblico e che sia di supporto nei momenti di emergenza. Il presidente nazionale, professor Francesco Schittulli, nel suo accorato intervento ha ricordato i notevoli ritardi nelle diagnosi causati dall'emergenza Covid-19 e come questi avranno importanti ripercussioni nei prossimi anni. Che i media prestassero la stessa attenzione che hanno prestato al Covid e al cancro, né più né meno, tanto di rispetto nei confronti di questa patologia virale determinata dal coronavirus, tanto di rispetto anche nei confronti dei malati di cancro. Allora io chiedo un bollettino quotidiano del cancro, dove riporteremo che nel 2021, cioè lo scorso anno, abbiamo registrato oltre 500 morti al giorno di cancro, non anche di cancro, e sottolineo l'anche, di cancro, oltre 500 italiani, tant'è che sono stati 180.000 gli italiani morti di cancro lo scorso anno, compreso i giorni festivi e prefestivi. Ancora l'assessore della Regione Piemonte, Chiara Caucino, ha consegnato al dottor Valentini e al professor Critulli una targa di ringraziamento da parte di tutta la Regione per il lavoro fatto dall'ILT. La mostra Nel futuro da 100 anni, che durante l'anno del centenario sarà allestita anche presso altre sedi, rappresenta un'occasione per ripercorrere, per rivivere le tappe più importanti della storia dell'ILT, oppure per scoprirne la storia e avvicinarsi ai valori della Lega per la lotta contro i tumori.